Mercoledì 3. Le notizie del TG Ora. Proseguono serrate le indagini sull'omicidio di Nicola Notturno, il ragazzo di 21 anni ucciso come un boss lunedì scorso a Scampia, a Napoli. Da quanto emerge fino ad ora, sarebbe via via tramontando l'ipotesi della vendetta trasversale. Si pensava che i sicari volessero uccidere il giovane per colpire lo zio del ragazzo, Gennaro Notturno, detto Saracino, da poche settimane collaboratore di giustizia, mentre invece il sanguinoso agguato potrebbe essere frutto del tentativo di scalata del giovane ai vertici della camorra locale. Nicola, detto Chiatto, secondo questa ipotesi stava riorganizzando il suo clan, gli Abete Abitante Notturno, sodalizio fino a non troppo tempo fa particolarmente forte tra Scampia e Secondigliano. Alcuni recenti post social della vittima, che si al vaglio degli investigatori, farebbero pensare che il 21enne intuiva che si trovasse in una situazione di pericolo. L'ex fidanzato di Alessandra Madonna, la 24enne di Melito di Napoli, trascinata dall'auto e morta per lesioni al cranio, chiede la scarcerazione. I suoi avvocati, infatti, hanno presentato l'istanza al tribunale del riesame. Giuseppe ha gli arresti domiciliari da 2 settimane, accusato di omicidio. Ieri, intanto, è stata effettuata la perizia sull'auto del giovane, da cui però non sembrerebbero emersi particolari rilevanti alle indagini. Solo la scatola nera chiarirà i dubbi sulla morte della ragazza. E non si arresta lo sciame sismico che sta interessando la costa cilentana da un paio di giorni. Un altro terremoto di magnitudo 2.4 è avvenuto alle 17.24 di ieri a una profondità di 9 km. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Un'altra scossa era stata registrata in mare alle 13.36, sempre ieri, al largo della costa. Il sisma di magnitudo 2.8 e a profondità di 10 km era stato avvertito chiaramente dai cittadini a Palinuro, a Camerota e anche a Pisciotta e a Scea, dove molte sono state le chiamate ai vigili. Allarme tra i residenti, ma non sono stati segnalati danni a persone e cose. Nella stessa zona, l'altro ieri alle 13.02, si era verificata un'altra scossa di magnitudo 2.3. Voli cancellati anche da Napoli da parte di Ryanair, che ha reso nota la lista dei voli che la compagnia irlandese è impossibilitata ad effettuare nelle prossime settimane. La compagnia aerea più grande del continente in termini di passeggeri trasportati ha infatti annunciato la cancellazione di un totale tra i 40 e i 50 voli al giorno che coinvolgeranno 400.000 passeggeri. Ryanair spiega ai passeggeri interessati sul proprio sito che possono prenotare un altro volo gratuitamente o essere rimborsati del biglietto acquistato. La normativa europea prevede anche un indennizzo per le vittime di tali cancellazioni. I passeggeri possono avere diritto a un rimborso fino a 400 euro se la compagnia aerea fornisce meno di 14 giorni di preavviso, ma meno del 2% degli aventi diritto richiede risarcimento. La lista dei voli cancellati è stata pubblicata anche sul nostro sito www.telecaprinews.it. E due truffatori inglesi di bell'aspetto e bella presenza, lei di 23 anni, lui di 35, sono stati fermati e denunciati a piede libero dalla polizia con l'accusa di truffa aggravata per aver effettuato acquisti per quasi 130.000 euro in una nota gioielleria dell'isola di Capri, utilizzando numeri clonati di carte di credito intestate ad altre persone. La coppia è stata bloccata in due riprese, la ragazza all'uscita della gioielleria e l'uomo sul porto di Capri mentre cercava di fuggire. L'operazione è stata condotta dal commissariato di polizia di Capri, che ha potuto contare anche sulla collaborazione della Capitaneria di Porto, contattata dagli agenti per bloccare tempestivamente l'imbarcazione di linea sulla quale stava per imbarcarsi il truffatore. Le fiamme gialle di Vallo della Lucania hanno scoperto in Novi Velia, in provincia di Salerno, un negozio di casalinghi abusivo che operava senza le prescritte autorizzazioni ed era conseguentemente in nero totale sotto il profilo fiscale. L'attività è stata notata da una pattuglia in servizio di controllo del territorio, che ha individuato l'esposizione di merci di varia natura, casalinghi, cartoleria, nelle immediate adiacenze di un'unità immobiliare in costruzione e priva di insegna. Al termine dell'ispezione è scattata l'immediata chiusura dell'attività commerciale, oltre alla sanzione amministrativa al titolare pari ad oltre 15.000 euro e al sequestro della merce posta in vendita. Diversi collegamenti marittimi veloci tra Capri, Napoli, Ischia e Sorrento sono stati sospesi a causa delle condizioni meteo marine avverse nel Golfo di Napoli. Da stamane soffia infatti un vento forza 7 di ponente e maestrale. Sono regolari invece le corse dei traghetti. La tendenza per domani è comunque di attenuazione dei fenomeni. E Sofia Loren oggi compie 83 anni. La Loren, all'anagrafe Sofia Villani Scicolone, che incarna la napoletanità per eccellenza, nacque infatti a Roma il 20 settembre del 1934.
e oggi viene riconosciuta da tutto il mondo come una delle attrici più importanti del cinema. Infatti anche l'American Film Institute l'ha posizionata al 21esimo posto nella lista delle 25 star femminili più celebri e più significative di tutti i tempi. Questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG1. Mercoledì 3 novembre, arrivederci.